Sono Brix, e benvenuti in un nuovo video. Questo è il video dei flop, ovvero dei peggiori film che ho visto durante quest'anno. Prima di iniziare questo video, devo raccontarvi una cosa. Allora, prima di iniziare a registrare questo video, ho detto ok, posiziono la fotocamera, metto tutto a posto, metto le luci, accendo, metto anche rec e poi e via. Visto che ho le mani tutte spaccate, ho detto mi metto un pochino di crema curativa. Mi sono buttata sulle mani tipo 3 kg di crema e non so se si vede, però sono tipo lucidine le mani per quello. Ah, ora mi metto a fare il video, che tanto non è che servono le mani, che devo toccare cose, eccetera eccetera. Appena mi siedo mi rendo conto che non c'è più il focus della fotocamera. Ha un focus automatico, eppure non lo prendeva, quindi dicevo le mani piene di crema, proprio stracolme. Non potevo cliccare tipo il tasto. Ho provato con il naso ad attivare il focus e far smettere di registrare per iniziare da capo. Un delirio. E non a caso tutta questa schifezza sta nel video dei flop. Per fare in caso, a me, no sinceramente, se avete sentito il rumore è stata la mia gomitata. È sempre un piacere fare questi video. Questo sarà letteralmente la monnezza della monnezza del 2019. Ovvero quei film che secondo me sono il peggio del peggio del peggio del 2019. E all'interno di questa classifichetta tra film, serie TV, eccetera eccetera, ci sono anche dei film che sono anche di un certo livello, che molti di voi non si aspettano, molti di voi sono stati super successoni, ma la sottoscritta non sono piaciuti. Se tra questi film c'è qualcuno che è il vostro film preferito, la vostra serie TV preferita, eccetera eccetera, cioè pace e amore. Questi sono semplicemente i miei gusti, magari a voi qualche film che a me è piaciuto durante l'anno avete pensato, mazza che zozzeria, ma com'è possibile che gli sia piaciuto, eccetera eccetera. Ho fatto anche una classifica per quanto riguarda il top del top del top. Se vedete che questo zigomo è più pompato rispetto a quest'altro, non mi sono data il filler, sembra tipo la regola per diventare una youtuber, no, è semplicemente che c'è una bolla e c'è tutto lo zigomo gonfio. C'è lo zigomo così gonfio, l'ho coperto tutto con il correttore, però lo zigomo è gonfio. Ho fatto anche un video sui migliori film del 2019 che vi lascerò qui sotto, ma oggi parleremo della monnezzetta. Prima di iniziare però pubblicità. Pubblicità. Spero vi piaccia questo video. Se vi piace quello che faccio su YouTube potete sostenermi con like, un commento, seguendomi su Instagram, scegliendo qualcosa dal mio shop oppure ancora utilizzando il mio codice su Pumpling, il codice sghiccio. La maglietta che indosso oggi è questa ed è fighissima. Ho anche fatto tutto l'abbinamento con lo sfondo per quanto riguarda la maglietta, cioè ma vogliamo parlare in grande scenografia quest'oggi. Con il codice sghiccio voi otterrete il 20% di sconto su tutto quello che trovate sul sito e allo stesso tempo sosterrete il mio canale. Ma iniziamo! Iniziamo a parlare della monnezzetta. Allora, all'interno di questa classifica io non volevo mettere solamente quei film che, insomma, erano fatti per un pubblico un po' così, ma proprio quei film che erano fatti davvero ma davvero male. Quei film che teoricamente volevano la qualità, però in fin dei conti, stringendo, era una zozzeria. Iniziamo col botto, iniziamo con un film controverso, campione di incassi, che è piaciuto un sacco alla gente, e sto parlando di Rullo di tamburi, Aquaman. Allora, Aquaman secondo me era un film davvero ma davvero brutto. Il punto è che Aquaman era un film tipo B-movie, era volontariamente trash. Il punto è che secondo me il contesto non era ok. Ok che tutti i film dell'universo DC e l'universo DC non sono qualsiasi film DC, ma diciamo che secondo me era molto fuori tono. Era molto fuori tono, tante cose che succedevano, era tutto troppo, too much. Allo stesso tempo c'erano altre cose che invece erano troppo poco, tipo costumi che sembravano super all'acqua di rose, questo personaggio di Aquaman che cambia da così a così, da a questo Aquaman, una trama che non aveva alcun senso logico. Diciamo che sotto alcuni aspetti era anche interessante, tipo per esempio quella parte un po' horror per quanto riguarda Aquaman, però di base secondo me era davvero brutto come film, perché ti faceva ridere di lui e allo stesso tempo, non lo so, non è proprio quel trash, non so come spiegarlo. Secondo me era un po' nel carne e nel pesce, era un po', secondo me, anche un po' fuori luogo per quanto riguarda un mega cinecomics, perché Aquaman il problema era proprio il taglio, la storia, i costumi terrificanti, cioè aveva proprio tanti problemi. La storia senza senso, ve lo giuro, tutto aveva dei problemi in Aquaman. Era così Italia 1 Aquaman. E onestamente secondo me ok fare dei film così, ma non lo so, io non so se ce la faccio a reggere, dove ve lo dico. Aquaman sinceramente è stata davvero una delusione, perché un po' da un film, che ne so, di supereroi, un po' piccolino,
lo accetti. Oppure odi un film che è lontano da qualsiasi universo, lo accetti. Però in un contesto simile, per me è un no. Ma dopo un cinecomics passiamo a un film che ci siamo visti in tre e almeno a me risulta essere uscito nel 2019. Sto parlando di un horror e l'horror è Crucifixion. Questo horror era bruttissimo, ma non perché... Cioè, io almeno nella mia lista dei film flop ho calcolato tutti quei film che teoricamente dovevano avere, diciamo, tipo bullet point, tipo delle regole per il loro genere, il tipo di film che erano e anche come si presentavano. È logico che non metto tutte le stesse regole applicate a tutti i film. A un mega film d'autore non applico le film che chiedo a Aquaman. A Aquaman non chiedo le stesse cose che pretendo da un film d'autore. È normale una cosa del genere. Quindi ogni film, diciamo, che devi un po' chiudere un occhio su alcuni lati delle cose che chiedi in generale, perché non è di quel film, non è che vedi un film horror trash e ti aspetti chissà che cosa, ecco. Crucifixion secondo me era davvero brutto. Era noioso, non faceva paura, non succedeva niente e c'erano dei momenti totalmente senza senso. C'era tutto intorno alla parte teoricamente più spaventosa di questa crocifissione, ma secondo me non è riuscito a esaltare al meglio quello che teoricamente doveva essere la storia. C'erano questi momenti trash in cui la tizia in pratica gli andava via la cosa, il wifi, e sembrava un momento di terrore, cioè voglio dire, ma, cioè il wifi che salta, mo boh. C'erano altri momenti in cui lei tipo cercava su Google demone posseduto, esempi. C'erano dei momenti troppo ridicoli e il film teoricamente non voleva essere ridicolo. Quindi se Aquaman invece almeno era consapevole del fatto di essere adresciata, qui invece no, non c'era per niente la consapevolezza ed era tutto così brutto, insensato. Da Crucifixion per me è uno dei peggiori che io abbia visto. Arriviamo al terzo film tra me, non sono in ordine, li butto così perché come al solito non so tipo mettere tipo un ordine temporale o roba del genere. L'altro film che secondo me è tra i più brutti che io abbia visto nel 2019, io almeno l'ho trovato bruttissimo e qui scoppierà l'inferno nei commenti, è Captive State. Allora, sotto la mia recensione di Captive State c'è il delirio. C'è il delirio di gente che mi ha detto non hai capito il film, non capisci niente, eccetera, eccetera. Siete liberissimi di amare quello che a me non è piaciuto, però se quella è la mia analisi non vedo perché l'opinione del primo che passa debba contare maggiormente rispetto alla mia analisi. Sto sul mio canale, dico quello che penso io, non è che vengo a citofonare sotto casa di volete sapere la mia opinione su questo film? No, non mi vengo a rompere le scatole su internet o da altrove, non è che mi vengo a obbligarvi a linkare la mia recensione in giro. Quindi, cioè, teoricamente se andate sul canale di una persona, quella persona avrà un'opinione. E potrebbe essere che quell'opinione non vi piacerà oppure non sarete d'accordo. Quindi se a voi è piaciuto Captive State, ok, il punto è che la mia opinione non è che va trattata a schifo semplicemente perché non siete d'accordo. E se onestamente, cioè, la gente arriva sul mio canale e dice tu non hai capito niente di qua e di là, cioè per me è il primo passo per invalidare la loro opinione. Captive State secondo me nasce da un'idea interessantissima, ovvero l'idea che insomma la Terra sia stata colonizzata da degli alieni, e fa vedere il dopo, perché in genere i film sugli alieni si concentrano sempre sul prima o sul durante, ovvero come tentano di combattere gli alieni, l'invasione, il momento, mentre invece Captive State diciamo che parla di colonialismo legato agli esseri umani e agli alieni. E questa è un'idea interessante, il problema è che Captive State è un film totalmente vuoto, 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 cioè il nulla totale in Captive State. In pratica la parte interessante sono la prima, il resoconto in cui ci raccontano cosa sta succedendo, che c'è questo gruppo di persone che vuole sovvertire il potere degli alieni, e la trama, il racconto non va avanti se non nei 10 minuti di film. Quindi in pratica tutto il resto è nulla. Ci fanno vedere all'inizio i poteri di questi alieni, dite oh che figata, poi non avrete mai più nessuna informazione, non vedrete nessun'altra scena con questi alieni, eccetera, eccetera. Non gliene può fregare di meno.
siete interessati magari a degli ambienti, dei luoghi in cui sono stati controllati dagli alieni, volete saperne di più, ma il film non ne parla. Volete sapere di più di come riguarda queste colonie, eccetera, eccetera, ma il film non ne parla. È tutto un chiacchierare su teoricamente delle cose che in realtà non succedono, di, diciamo, burocrazia, ecco. Tutto burocrazia, ma nemmeno burocrazia interessante, tipo scopri la parte politica di un mondo alternativo in cui la Terra è colonia aliena. Cioè, nemmeno quello. È semplicemente questi ragazzi che scappano da una parte all'altra, devono nascondere quello, devono mandare questi messaggi. Il tutto però non è effettivamente un passo avanti. È un film che si preannuncia con determinati protagonisti e poi alla fine non aggiunge niente. Onestamente io l'ho trovato arido, con un intento, ma secondo me non riusciva a dare quell'intento. Ci sono dei film che non hanno trama e va bene. Diciamo che Captive State si preannuncia, si presenta come un film teoricamente per il largo pubblico di intrattenimento. E potrebbe essere che poi vai lì e scopri che è diverso perché hanno sbagliato il marketing e non hanno comunicato bene la cosa, ci sta. Il punto è che secondo me non dà altro, quindi non dà una riflessione artistica, non vediamo un linguaggio particolare su come è narrato il film, tipo per esempio il tipo di narrazione, se lineare o meno, roba del genere, è il classico flashback, quello, quell'altro, niente di più, niente di meno. Anche per quanto riguarda i personaggi non vediamo nulla di nuovo, personaggi ovviamente tutti uomini, che ve lo dico a fare? C'è tipo una donna che è una che fa la prostituta, quindi che ve lo dico a fare? Quindi insomma non è che stiamo proprio l'innovazione. Ci sarà sì una scoperta per quanto riguarda il finale, però onestamente cioè Captive State secondo me la parte più bella è il poster con tutto quel fumo, e se il film avesse curato secondo me maggiormente la parte estetica o le particolarità di questi alieni, allora sì, cioè il film finisce con un momento figo, però le parti più fighe sono l'inizio e la fine. Nel resto c'è un'ora di film, un'ora e un quarto, in cui non accade praticamente niente. Ma arriviamo a un altro film. Un altro film nel peggio del peggio del 2019 per me è lui. La Llorona. La Llorona è una monnezza. È imbarazzante quel film. È fatto male. È fatto male non sapendo sfruttare determinate cose. C'è teoricamente questo soggetto, ovvero teoricamente un film horror che nasce nello stesso universo di The Conjuring ed è una figura mitologica, come vogliamo chiamarla, folcloristica, di una donna che piange e che quindi uccide le persone. Teoricamente era molto stimolante, si poteva parlare di immigrazione, eccetera, eccetera. Ma la Llorona è fatto davvero male, non funziona sempre, c'è questo personaggio che non viene sfruttato al meglio, non viene creato un background interessante, i momenti insomma legati alla credenza popolare, perché è una figura folcloristica messicana, non vengono sfruttati al meglio, la parte della cultura cattolica non viene sfruttata al meglio, né sotto l'aspetto magico, tra mille virgolette, né sotto l'aspetto estetico, niente. Niente, niente, non fa paura, niente, niente, brutto, brutto, uno di quegli horror che esci e dici santo cielo, cioè no. Arriviamo a un altro film che è After. After era davvero brutto come film, non che io mi aspettassi questo capolavoro, perché certi film sono fatti, come vi ho detto, semplicemente per intrattenimento, e After è uno di questi. After è un film fatto per l'intrattenimento, soprattutto dei fan che hanno amato il libro e volevano vedere il film, e non c'è niente di male a fare dei film anche monnezza, diciamolo. Il punto è che secondo me questo film ha reso tutti scontenti, sia quelli che insomma non avevano nessun interesse in After, e sia anche i fan di After, perché da una parte insomma questi personaggi sembrano proprio non riuscire a svilupparsi, prendere delle decisioni totalmente campate in aria, e secondo me questa incapacità di riuscire a sviluppare in maniera sensata dei personaggi è stato totalmente controproducente, non ha alcun senso logico né per i personaggi né per gli altri, nulla di tutto ciò. After è abbastanza sciatto per quanto riguarda la costruzione, è davvero brutto e questo mi fa quasi più arrabbiare, perché un film per adolescenti non per forza deve essere sciatto, brutto o fatto male, anzi lo puoi curare e lo puoi rendere effettivamente un bel film. Il fatto che non ci sia stato neppure questo vago interesse, vago impegno per tutto ciò, lo trovo brutto sottovalutare un certo tipo di pubblico semplicemente perché è giovane. No, non va bene, mi fa quasi più arrabbiare, ecco, ancora di più rispetto al film brutto di per sé. Arriviamo a un altro film.
Un altro film davvero brutto che io ho tipo rimosso, meno male che c'è un mio video, se no sembrerebbe che io neppure l'abbia visto, è Last Summer. Last Summer è terrificante, cioè praticamente era un film in cui non c'era un'altra roba, era praticamente un film per adolescenti, ma teoricamente non c'era nemmeno una trama, cioè pareva di star a vedere un film di Lynch tra un po'. Succedevano cose random, momenti romantichelli random, senza nessun motivo, l'ignarità dei personaggi mandati totalmente a quel paese. Della Summer era veramente, ma veramente inutile. Era davvero brutto, puntava tutto sul fatto che c'era il protagonista, che era KJ Apa, o KJ Apa, scusate, non ricordo, devo andare a controllare, che è il protagonista di Riverdale, il successo di Riverdale, quindi l'hanno buttato lì su un film, ma il film è inutile, è senza senso, onestamente è davvero brutto, semplicemente lì per dire, va bene, mettiamoci una cosa per gli adolescenti, tanto se lo vedono lo stesso, e anche qui mi fa arrabbiare. Arriviamo a un altro film bruttarello, che secondo me è uno di quelli più brutti del 2019, ed è X-Men Dark Phoenix. Purtroppo è un film fatto male. Diciamo che le potenzialità c'erano, il motivo per cui ha fatto male questo film sono i tanti problemi, tanti cambiamenti. Se tu fai un film, inizi con un'idea per un target, per un tipo di pubblico, con un tipo di sceneggiatura, poi che fai? Cambi l'idea, quindi ricambi tutto, ricambi la direzione del personaggio e roba del genere, però alcune cose non puoi farle perché non c'è più il tempo, altre non c'è più soldi, altri gli attori non sono più disponibili. Poi cambi di nuovo l'idea, quindi dici no, deve andare per un altro pubblico ancora, deve essere un altro tipo di film ancora, l'attrice deve fare un'altra cosa, la trama deve essere un'altra cosa ancora. Alla fin fine diventa un collage, una monnezza. E il problema, secondo me, Dark Phoenix è proprio questo. Il problema è che questo film ne ha viste troppe e si vedono abbastanza vedendo il film. È intrattenitivo. Però è un film che, sì, se spenge il cervello, vai lì a vedere delle cose belle, eccetera. Ti perdi nella trama e basta. Il punto è che il film poteva essere molto meglio. E secondo me è tra i peggiori. E io onestamente l'ho messo tra i peggiori proprio per questo. Perché potevano lavorare maggiormente, ecco, sul film. Cioè, finisce il film che noi non abbiamo ancora capito chi sia il personaggio Jessica Chastain. Ed è un problema, insomma. Vuol dire che... Cioè, ho capito che secondo me hanno fatto uscire il film, hanno detto non possiamo più investirci soldi perché tanto sarà un flop. E l'ho capito, il punto è che ci sono stati dei problemi e si vedono un po'. Certo, per quanti problemi ha vissuto Dark Phoenix, cioè gli è andata pure bene per come è uscito il film, però i problemi ci sono, ecco. Arriviamo a un altro film. Un altro film che secondo me è tra i peggiori del 2019 e non lo perdono, è lui, e arriverà una mia recensione. Charlie's Ace. E non sto dicendo Charlie's Angels, no, perché Charlie's Angels io non l'ho visto, quindi potrebbe essere una monnezza, probabile, che vedevo di, però io non l'ho visto. Tra i peggiori film del 2019 c'è Charlie's Ace, che è praticamente un film diretto dalla regista di American Psycho, Mary Harron, e insomma parla della storia di Charles Manson. All'interno del film c'è quella che faceva Cassie di Skins, c'è Matt Smith che fa Charles Manson, e si parla della storia di Sharon Tate, ma principalmente delle tre colpevoli. Parla del prima e del dopo, quindi come sono entrata all'interno di questa setta, com'era la vita per le donne all'interno di questa setta, con la misoginia di Charles Manson, non so se lo sapete, eccetera eccetera, e parla del dopo. Il film secondo me è abbastanza controverso perché prende una posizione interessante, molto interessante secondo me, ma percepita come controversa da molti, ovvero quello che se queste donne, queste giovani donne erano vittime di una violenza psicologica, erano malnutrite da Charles Manson, non avevano soldi, erano assoggettate a livello psicologico, vittime di violenza fisica, se insomma queste donne vivevano in quelle condizioni, erano delle vittime e poi sono diventate anche delle carnefici verso Sharon Tate, verso la Bianca. Il problema è che secondo me molti non accettano il fatto che alcune persone possano essere ugualmente due cose, possano essere sia colpevoli e sia effettivamente possiamo parlare delle condizioni che le hanno viste vittime, e senza che quest'ultima parte sminuisca le cose terribili che hanno fatto. Il punto di vista quindi era molto controverso, molto interessante. Il problema è come è fatto il film. Il film è letteralmente
terribile. È letteralmente terribile. È letteralmente trash. Vi parlerò della mia recensione. Però il film è davvero fatto male. Ci sono questi infiniti flashback in continuazione. Mille flashback andate indietro, brutti, noiosi, goffi, proprio come vengono introdotti, non sono naturali. Il film è davvero fatto male, è davvero ma davvero fatto male, nonostante il materiale dentro ci sia. C'è Matt Smith che si vede che tenta di imitare la stessa identica voce di Charles Manson, gli stessi movimenti, gli stessi costumi, e insomma il film è anche molto più vicino alla realtà, cerca di essere più reale possibile per quanto riguarda gli eventi storici, ed è un fatto positivo perché si vedono tutte le colpe delle persone che in tanti sapevano che ci fosse una setta, queste ragazze fossero lì eccetera, cioè tutti si sono lavati le mani, o anzi molti si approfittavano della setta di Charles Manson, perché Manson, per avere un contratto discografico, diciamo che vendeva queste ragazze a delle persone per avere poi dei favori personali. Se tutto c'è, è molto interessante. Il problema è che il film è davvero brutto, cioè non lo reggi. Forse è il fatto che non si può fare un film su un evento così assurdo, perché alla fin fine l'evento di Charles Manson è assurdo, è davvero molto bizzarro, e per quanto sia reale sembra inventato, per quanto è strano e assurdo. Forse un'ora e mezza non la reggi? Probabile. Il problema più grande secondo me qui erano proprio i mille flashback, che appena iniziavi un discorso interessante dei personaggi, tac, ripartiva il flashback, introdotti proprio così, con questo effetto trash. No, terrificante. Dalla regista di American Psycho io mi immaginavo qualcosa di più, io mi aspettavo qualcosa di più, perché ha dimostrato di poter raccontare la mascolinità tossica, violenta, in maniera interessante, nuova. Invece qui non c'è assolutamente un nuovo tipo di linguaggio, assolutamente niente di tutto ciò. Inoltre c'è una delle tre ragazze che è interpretata da Sosie Bacon, che è la figlia di Kevin Bacon, che recita malissimo. Malissimo, cioè malissimo. Sembra tipo un film su Charles Manson fatto da Italia 1. Terrificante, terrificante. L'unico bravissimo all'interno di quel film, proprio per le porci, è Chase Crawford, che è bravissimo e interpreta Ted. È bravissimo, bravo, bravo, bravo. Il resto, ma Sosie Bacon, santo cielo, ogni volta che parla, c'erano le scene con lei, io dicevo, che brutto film, ed è stato presentato anche a Venezia, cioè non ci potevo credere. Inoltre è uscito quasi vicino a C'era una volta a Hollywood il parallelismo con Tarantino, soprattutto per quanto riguarda il finale, in cui una delle ragazze pensa e immagina il what if, ovvero se, come sarebbe stata la sua vita se non si fosse mai unita alla setta di Manson. E lì proprio ti viene naturale il paragone tra quello e Tarantino, e dici proprio no, ecco, no. Arriviamo a un altro film che secondo me è il peggiore del 2019. Come vi ho detto, questa classifica non è tanto sui film in sé, alcuni sono davvero dei film in sé che sono la monnezza vera, altri invece secondo me sono dei film che vanno valutati secondo il loro parametro e quello che loro dovevano dimostrare, secondo la loro categoria, chi li aveva prodotti, chi li aveva fatti, eccetera, eccetera. E tra i film peggiori del 2019 per me c'è, lo so che non sarete d'accordo, Il Re Leone. Il Re Leone live action per me è brutto, non tanto il film in sé. Il film in sé, la grafica è bella, ma è un film totalmente vuoto. E il fatto che sia tra il secondo al mondo di incassi del 2019 vuol dire che purtroppo il suo essere così brutto non conterà niente, perché Disney continuerà a fare altri film così perché portano soldi, chi gli frega. Il punto è che Il Re Leone è un film troppo furbetto, cioè un film che è fatto totalmente disinteressato, cioè perché sanno che tanto, essendo un film Disney, avrà successo, farà soldi, perché hanno le sale, hanno tutto, e quindi non gliene può fregare di meno se è bello o brutto, se le critiche sono buone o meno, non gliene può fregare di meno. Il film, secondo me, è letteralmente vuoto. È un film bello a livello estetico se sei un fan della grafica. Se sei un fan della grafica è praticamente come un lavoretto di fine anno e dici wow, quanto è bravo, fantastico, ma questo non è un concorso di grafica computerizzata. Siamo al cinema e la versione del Re Leone animata aveva molto di più rispetto a questa versione. Se tu fai una versione nuova di qualcosa, devi aggiungere qualcosa di nuovo. Devi prendere l'anima precedente e aggiungere qualcosa di nuovo.
Questa è una versione senza cuore, praticamente, senza anima, come se fossero solamente dei manichini. Tutti questi personaggi che sono quasi inquietanti sotto molti aspetti, che si ricerca un realismo ossessivo verso delle situazioni che non hanno niente di realistico. Un leone che si mette a cantare non ha niente di realistico, quindi vedere una scena iperrealistica, cercare l'iperrealismo laddove non ha senso, laddove invece si richiede proprio l'opposto, perde tantissimo. Secondo me il Re Leone è davvero un passo indietro rispetto al film precedente, non è nemmeno una copia, nonostante ci sia stata una copia maniacale per quanto riguarda la regia e tutto, questo è brutto, non è una creazione neppure, è semplicemente un rifare qualcosa e far vedere quanti soldi hai, quanto ti puoi permettere di effetti visivi di Cristo alla faccia degli studios più piccoli che sono dei morti di fame. Perché secondo me questo è semplicemente un film buttato, un film vuoto e onestamente quello che non mi è piaciuto maggiormente di questo film è che oltre a essere tutto svuotato tutto, svuotato di sentimenti, l'unica cosa carina del film è il piccolo Simba, ma appena cresce tutto il film diventa una noia totale, non ce la vai più a vederlo. Quello che mi infastidisce del film è anche come sia stata trattata l'ispirazione iniziale. La cultura africana non è stata omaggiata perché gli artisti africani coinvolti nel progetto in sé, tipo doppiatori eccetera eccetera, erano attori afroamericani, che è un'altra cosa. Con i parenti in Louisiana, St. Louis, de San Diego, che erano neri. E non so come spiegarla, è un po' tipo gli italoamericani che ci avevano lo zio, sono contenta per fascia sfilata, è un po' la stessa identica cosa, è un po' come se quella fosse l'italianità e non è la stessa identica cosa. Inoltre c'è tutto il problema per quanto riguarda il Giappone, la creazione di Simba il leone bianco, no, Simba Kimba, non c'è stato un omaggio su quello. Inoltre secondo me c'è un altro problema, che il film era totalmente due storie diverse. Se si vedeva l'animazione iperrealistica era un documentario, quello che noi vedevamo era qualcosa di estremamente realistico e reale. La versione invece doppiata lì era qualcosa di totalmente animazione. E questa divisione secondo me era priva di senso, già lì parte con un progetto che secondo me non è fuso bene insieme. E diventa ancora più problematico, sempre secondo me, visto che si tratta di un film Disney. Un film Disney vuol dire un pubblico vastissimo, perché si parla sia a livello di età trasversale, famiglie, eccetera, eccetera. E secondo me, sempre secondo me, se fai un film destinato principalmente a un target giovanissimo, bambini, e il Re Leone, insomma, è quello, tu devi fare un film maggiormente accessibile a tutti. E per accessibile non dico stupido, non intendo neppure che sia semplice da capire, ma intendo un film che possono usufruire tutti. E se il tuo film, guardandolo, è un tipo di film, è tipo un documentario, ascoltandolo un altro, il film è due film diversi a seconda del bambino che lo vede. Se dentro il cinema c'è un bambino non vedente, ascolterà solamente la parte parlata ed è un film scoppiettante. Il bambino che non sente, guardando il Re Leone live action, avrà un documentario di Discovery Channel. E questo secondo me è un problema, non per tutti i film, perché ovviamente non è possibile farlo per tutti i film, creare lo stesso approccio tra l'audio e quello che noi vediamo. Però secondo me è un problema grande se ti rivolgi soprattutto a bambini. Si parla sempre di inclusività nel cinema, eccetera, eccetera, ma l'inclusività non è piazzare lì uno o due del cast che sono neri. L'inclusività è proprio l'accesso a far vedere il tuo film. E se un bambino non udente non può effettivamente gustarsi un cartone animato, perché il Re Leone, se tu non puoi sentire i dialoghi del live action, tu perdi tutto quello che è il Re Leone. Tu vedi un documentario, tutta la parte, diciamo, da cartoon, sopra le righe, inventata, immaginaria, che ti travolge, tu
non riesci a percepirla dai movimenti dei personaggi, perché i personaggi sono lì, sembrano leoni imbalsamati. Come vi ho detto, sono realistica, non è possibile tradurre l'animo di un film nella parte visiva e nella parte acustica sempre. Però se sei Disney, se stai pensando a un film per bambini, secondo me devi farlo. Devi dare la possibilità a tutti i bambini di tutta l'età, quindi una percezione nel capire il personaggio o capire quello che sta succedendo o tradurre l'anima di quel film, se è un po' sopra le righe, un po' divertente, se è drammatico, eccetera, eccetera, devi farlo capire sotto tutti gli aspetti. Se stai pensando a un film per bambini, secondo me devi farlo. Devi dare la possibilità a tutti i bambini di tutta l'età, quindi una percezione nel capire il personaggio o capire quello che sta succedendo o tradurre l'anima di quel film, se è un po' sopra le righe, un po' divertente, se è drammatico, eccetera, eccetera, devi farlo capire sotto tutti gli aspetti. Quindi lo devi far capire con la musica, lo devi far capire con le immagini, devi farlo capire con le emozioni, con i colori, con tutte queste cose. Se tu non lo fai, non è giusto. È sbagliato, sia perché il film è due anime differenti, ma sia perché non riesci a parlare a tutti. E se non parli a tutti, quando teoricamente dovresti farlo, allora c'è un errore. E quindi per me il Re Leone tra questi è uno dei film peggiori del 2019. E so che il discorso è un po' complesso, molti non saranno d'accordo, ho spiegato tutto, spero che siano un po' chiare le mie motivazioni, non lo so. Ogni film ha una motivazione diversa e ha, diciamo, una gara diversa a cui è arrivato l'ultimo, almeno secondo me. Ma iniziamo per quanto riguarda le serie TV. Le serie TV peggiori del 2019 sono tante, perché diciamo che sono tre. Non ne ho viste tante e ho tentato di sfuggire dalle serie TV più brutte per questioni di tempo, quindi non ho visto, che ne so, Elite, non ho visto Baby 2, me le sono persa, perché sinceramente non ce la faccio più di vedere la monnezza, perché molto spesso sono quelle che creano più pubblico, quindi più click, eccetera, eccetera, però io non ce la posso fare, io voglio vedere anche dei prodotti belli, ecco. Quindi iniziamo con le serie TV più brutte del 2019. E non sono semplicemente per quanto riguarda il mio gusto personale, perché insomma so che certe cose non mi piacciono. Il punto è che secondo me queste sono veramente fatte male per gli stessi standard che dovrebbero seguire. E la prima è, e man mano vi spiegherò perché, la prima tra le serie TV più brutte del 2019 è You, seconda stagione. Allora, la prima stagione aveva dei problemi, però diciamo che correva nella sua gara, creava questo personaggio inquietante che poteva affascinare soprattutto quelle spettatrici che magari, insomma, un po' tizio appiccicoso inquietante da stalker lo percepiscono come innamorato, e non era ok, però quello era, insomma, quella era la direzione della serie TV. Il motivo per cui io metto tra le più brutte di quest'anno You, la seconda stagione, è che secondo me non è riuscita a mantenere la stessa identità della prima stagione. Ed è andata in peggio, tu puoi anche avere un'identità diversa e presentare qualcosa di meglio. Secondo me è andata ancora peggio. Il problema è che la prima stagione era tutta un po' detective, un po' guardia e ladro, c'era questo amore ossessivo, eccetera, eccetera, in cui, come vi ho detto, quelle spettatrici che, insomma, vedono sto stalker e dicono ma quanto è innamorato, poverino, potevano sognare, tra mille virgolette. Queste cose non ci sono nella seconda stagione. È un problema, perché in pratica l'identità del personaggio svanisce. Il personaggio che teoricamente dovrebbe essere uno pronto a uccidere a destra e a manca per l'amore, tra mille virgolette, qui non è chiamato a fare determinate cose e quindi tutta la sua identità viene meno. Viene meno anche la parte più intrighi, diciamo, quella di scoprire le cose, eccetera, eccetera. Viene tutto meno, onestamente, e quindi tutto il ritmo svanisce, tutta la caratterizzazione del personaggio centrale svanisce e diventa tipo una serie TV sugli amori litigarelli e niente di più, cosa che invece teoricamente doveva essere una serie TV su un personaggio inquietante che traccia delle trame e riesce non si sa come sempre a scampassela. Non sono riusciti, secondo me, a tessere una trama di intrighi, di gatto e il topo, eccetera, eccetera, non ci sono riusciti, e secondo me sono sotto rispetto ai livelli che avevano preso la prima stagione, che per me era brutta, però vabbè. Arriviamo all'altra serie TV che secondo me è la peggiore del 2019. E sto parlando di 13, terza stagione.
orribile. 13 terza stagione è davvero, ma davvero brutta. Il problema anche qui non è semplicemente il gusto personale qui in questo caso. Secondo me è proprio che non sono riusciti a scrivere bene una stagione. Il loro intento era quello di farti sembrare amica uno dei personaggi appena entrati, quindi volevano renderti simpatico il personaggio di Yani, ma in realtà cioè, tutto il pubblico l'ha odiato, quindi se tu scrivi un personaggio con un intento e fallisci miseramente, allora hai sbagliato. Inoltre c'è tutta la struttura della storia che non ha il senso, questi personaggi che cambiano senza motivo da una puntata all'altra perché non sono riusciti a scrivere uno sviluppo sensato del personaggio, degli eventi, insomma è una monnezza. Inoltre c'è tutta questa cosa del racconto che è noioso, blocca l'azione, è davvero molto molto brutta 13 terza stagione. Inoltre anche il messaggio l'ho trovato un po' brutto, ecco, insomma non so come dirvelo, ma l'omicidio non è una bella cosa, ecco. Arriviamo alla terza serie TV che secondo me è la più brutta del 2019, ma proprio a mani basse. Sto parlando di Game of Thrones, ottava stagione, il mio cervello l'ha letteralmente rimosso. L'ultima stagione di Game of Thrones è letteralmente orribile, so che a molti è piaciuta, onestamente è brutta, è scritta male, quello è il motivo. Che qui il motivo per cui è tra le peggiori di quelle all'interno di quest'anno è perché io la paragono alle altre stagioni di Game of Thrones, in cui in pratica c'erano degli intrighi, c'era uno sviluppo con dei colpi di scena che riuscivano, c'era anche una crescita dei personaggi, della loro evoluzione, degli eventi, ma Game of Thrones 8 è un po', diciamo, paga il fatto di essere una conclusione un po' fatta in fretta e furia, e si vede. Dall'altra parte, secondo me, ci sono troppe forzature, troppi sviluppi insensati dei personaggi, troppe azioni senza senso, anche il finale conclusivo di Game of Thrones, che non mi faccio spoiler, non si sa mai, è letteralmente un finale che forse con un percorso avrebbe anche avuto senso, ma il finale effettivo non abbiamo informazioni per arrivare lì e quindi sembra totalmente a caso. Game of Thrones 8 è terribile, sia per lo sviluppo dei personaggi, per tutto, è davvero fatta malissimo. E pensando alle vecchie stagioni di Game of Thrones, che magari sì, avevano anche degli alti e bassi anche lì, però insomma qui c'erano tantissimi problemi e si vedevano tutti, e proprio per questo si vedeva ancora di più tutti i punti bassi, insomma è stata una monnezza. Passiamo all'ultima menzione, e sto parlando di un documentario, e il documentario più brutto che io ho visto nel 2019 è lui, Chiara Ferragni Unposted. Io onestamente mi ero approcciata a questo documentario abbastanza positivamente, ecco, senza pregiudizi eccetera eccetera, perché spero sempre nel meglio e anche perché mi approccio a tutto nel loro contesto, ecco, non è che ho iniziato a vedere After pensando che fosse un film per me, non è un film per me After, quindi l'ho già catalogato in un certo tipo di film, esattamente come tutte le volte che ho scritto ti amo eccetera eccetera, non è che lo accendo e spero di vedere, che cavolo ne so, un film da Oscar. È un certo tipo di film per un certo target che deve ricoprire determinati argomenti che, se a me piacciono o meno, devo saperlo e devo, insomma, devo farci i conti prima ancora di vedere il film. Chiara Ferragni Unposted, secondo me, è un documentario brutto perché è abbastanza vuoto. Molti hanno parlato del fatto che fosse autocelebrativo. Io onestamente il motivo per cui lo metto tra i peggiori è che non è un'ottima strategia. Chiara Ferragni Unposted era sulla carta un'ottima strategia di marketing, ovvero consolidare l'idea di Chiara Ferragni come businesswoman, staccarla dalla figura del gossip dell'ex Pozzoli, non me lo ricordo onestamente, Pozzoli, vabbè, l'ex fidanzato, quindi mettere a tacere determinate voci e consolidare l'aspetto di moglie e madre, quindi un aspetto più maturo, perché in genere quando parliamo di qualcuno come moglie e madre lo percepiamo come più maturo e non come una ragazzina che sta su internet. Sono tutti dei pregiudizi, purtroppo tutti noi ci siamo intorno, magari inconsapevolmente ne siamo vittime, eccetera, eccetera. Volevano consolidare quello e il lato businesswoman. Diciamo che negli ultimi anni
si è tentato di consolidare molto il brand Chiara Ferragni, inteso in generale come immagine tutti noi che siamo su internet, nel piccolo e nel grande siamo in un certo senso dei brand con dei valori che vengono connessi a noi, cioè il lusso voi non lo avvicinereste mai a me, se ci fosse, che ne so, Dior che deve cercare qualcuno per fargli fare una pubblicità non chiama certo me. Se ci fosse qualcosa a tema horror da far sponsorizzare a qualcuno, forse non chiamerebbero Chiara Ferragni, poi non lo so, non seguendola può darsi magari ha fatto sponsorizzazioni così, non lo so, però ci sono determinati argomenti che voi che siete pubblico connettete a un determinato personaggio. E secondo me negli ultimi anni Chiara Ferragni ha tentato di avvicinare al suo brand l'idea dell'emancipazione femminile, della sorellanza, essendo sempre più unita, dando sempre più spazio anche alle sue sorelle reale, quindi sorellanza reale con le sue sorelle, sorellanza del target, quindi questa idea di ragazza di periferia che poi è riuscita da sola ad arrivare a realizzare i suoi sogni. Secondo il punto è che sulla carta fare un documentario così c'ha senso. Il problema, secondo me, è quando una strategia non riesce e diventa palese, un po' come il trucco del mago. Tu sai che è un mago, quindi tu, se vai a vedere un documentario autoprodotto dalla persona che è il soggetto, sai già che, insomma, non è che apparirà male quella persona. È una cosa di pubblicità, di marketing. Tu quando vai a vedere lo spettacolo di magia di una persona, sai che quella è magia. Cioè, sai che c'è il trucco, non è che è reale. Però ci sono due versioni. Se non ti accorgi del trucco, rimani estasiato. Quindi dici quanto è bravo, pazzesco, eccetera, eccetera. Mentre invece, se ti accorgi del trucco, riesci a capire il trucco che c'è dietro, allora lo ritieni un poraccio. E secondo me il documentario di Chiara Ferragni è un po' la stessa cosa. Se noi non avessimo percepito, non fosse stato così palese, diciamo, la strategia, così goffa, la strategia di marketing dietro questo prodotto, e la narrazione, secondo me, del personaggio, allora probabilmente tutti noi saremmo un po' caduti, tra mille virgolette, nella narrazione del marketing e avremmo visto una nuova Chiara. Il problema è che invece questa narrazione è così palese, così goffa, diciamolo, che capiamo benissimo l'obiettivo. Quindi abbiamo la percezione un po' come del mago a cui vediamo, che ne so, il filo della carta che è nascosta. Abbiamo un po' la stessa percezione, un po' di vabbè, abbiamo capito, che poracciata. E secondo me è stata proprio goffa la narrazione. Primo, non c'è stata una narrazione più fine, ma è abbastanza palese, quindi, cioè, Chiara è brava, eccetera, eccetera. Ci sono stati dei momenti un po' forzati. Io ho trovato un po' cheap, onestamente, il parlare dell'ex all'interno del documentario. Si può parlare degli eventi, parlando del bene e del male, ma aiutare un determinato tipo di lettura di quello che stai raccontando. E secondo me non ci sono riusciti. Hanno parlato solamente, diciamo, male, tra mille virgolette, di quello che ha fatto e non hanno parlato del prima. E secondo me questo è già un tipo di narrazione che non è particolarmente furbetta, ecco. Stiamo parlando di marketing, è ovvio che debba essere un pochino furbetto e non per forza vuol dire dire bugie, vuol dire semplicemente come raccontare qualcosa. Ed è una capacità, è un lavoro, non è il mio lavoro, ma ci sono degli esperti. E proprio per questo bisogna marcare la differenza tra chi riesce e chi non riesce. E credo che poi ci sia stata un po' una goffaggine nella versione finale del documentario, in cui ci sono dei momenti che, insomma, sono stati sottovalutati da chi ha avuto l'ok finale, non so se è la regista, Chiara, non lo so. Però sono stati sottovalutati dei momenti che irrompono all'interno di questa narrazione così controllata, così falsa, ammettiamolo, così falsa che non si rende nemmeno conto di essere così artefatta, e questi momenti che rompono di veridicità fanno fare una figura un po' miserrima, insomma, tipo lei che dice poi mi dici che sono bella perché così tutti capiscono, così, e quindi ci saranno le foto di Instagram, lei che controlla il giorno del matrimonio i followers. Diciamo che come racconti qualcosa cambia molto. Se quella stessa cosa dei followers fosse stata raccontata come, vedi, nonostante sia il giorno del suo matrimonio, lei si impegna a vedere e controllare la sua attività perché ama il suo lavoro, eccetera, eccetera, avrebbe avuto tutta una lettura diversa. Però la capacità di un regista, di un prodotto, è anche come ti fa leggere una stessa identica cosa. Tu la puoi leggere in mille modi diversi, quello stesso identico evento. E secondo me il documentario di Chiara Ferragni ha fallito, ecco. So che a molti di voi è piaciuto perché nei miei Bits Awards in molti l'hanno amato.
candidandola addirittura a documentario migliore dell'anno. Io onestamente trovo che sia stata una scelta di marketing che sulla carta doveva essere molto buona. Nei fatti, secondo me, è stata molto goffa e non curata bene, o non lasciata la libertà creativa, o non affidata effettivamente a persone che si occupano di pubblicità, perché quella teoricamente doveva essere quello. E se la pubblicità ti ricorda che è una pubblicità, c'è qualche problema, secondo me, ecco. Questo è un po' tutto. Questi erano i miei flop. Fatemi sapere quali sono stati i vostri flop, il peggiore, il peggio del peggio che avete visto nel 2019, soprattutto per quanto riguarda le serie TV, così io me ne sto ben lontana. Tra questi c'è qualcuno che ha il vostro film peggiore dell'anno? Fatemelo sapere con un commento qui sotto. Vi lascio qui sotto le recensioni dei film che ho citato, se le ho fatte, se sono uscite, altrimenti alcune rimarranno così, poi arriveranno. Vi lascio qui sotto anche il video per quanto riguarda i migliori film e serie TV, documentari migliori del 2019. E se siete rimasti fino a qui, lasciatemi qui sotto l'emoji del Re Leone e ditemi se condividete o meno con le mie riflessioni, insomma, parliamone tranquillamente. Grazie mille ancora per essere arrivati fino a qui, per il supporto, grazie mille davvero e noi ci vediamo al prossimo video.